Gennaro, direi grande ex, ma anche uno dei migliori nel Giuliano. Ma sicuramente sono contento di essere tornato a Pescara. È un po' emozionato all'inizio perché ho passato 3 anni bellissimi qua, quindi ho tanti ricordi, tanti amici e appena posso torno sempre, quindi era molto emozionante, ecco, all'inizio per me. Poi dopo, diciamo, è passato e si pensava al campo e alla partita. Avevi il dente avvelenato? No, perché un dente avvelenato no, anzi, era un piacere, è un piacere, quindi nessun dente avvelenato, anzi, ci mancherebbe. Sono stato 3 anni, sono stato benissimo, quindi ho solo bei ricordi. Che Pescara hai visto dal campo? Ah, un buon Pescara, una buona squadra messa bene in campo. Sicuramente oggi ho incontrato una squadra che veniva da una sconfitta immeritata, quindi secondo me ha fatto un po' più di fatica rispetto al solito. Eravamo ben messi in campo e non meritavamo di perdere, secondo me, nonostante poi il Pescara è rimasto in 10, però se vediamo le conclusioni meritavamo almeno il pareggio, quindi siamo contenti del risultato e va bene così. Avete avuto diverse occasioni, avete anche corso pochi rischi lì dietro, tu e i tuoi compagni di reparto? Ma dico la verità, da quando sono arrivato a Giuliano ho trovato una squadra forte, con tanti giovani importanti e col giusto mix di esperienza, con i ragazzi che grandi che fanno crescere i giovani, il mister è bravo, ci fa giocare bene, ci fa stare bene, quindi oggi siamo venuti qua preparati, attenti, perché sapevamo di affrontare una buona squadra e siamo riusciti a fare un'ottima partita. Gennaro, ti abbiamo visto arrivare sotto braccio con il presidente Sebastiani, cosa vi siete detti? No, ci siamo salutati, ci vediamo spesso in giro anche sui campi, perché io fino a che stavo ad Avellino, che stavo fuori, ogni tanto andavo a vedere delle partite, quindi l'ho incontrato a Castellammare, l'ho incontrato ad Avellino, quindi ci vedevamo spesso e ci siamo sempre salutati e abbracciati, perché abbiamo dei bei ricordi, e solo questo. Per chiudere, che effetto ti ha fatto vedere questo stadio adriatico semivuoto oggi? Io ho bei ricordi di questo stadio, del primo anno dei playoff, secondo anno. Questo è uno stadio che ti può dare tanto, se la gente lo riempie ti dà una grossa mano. Sicuramente vederlo così dispiace, però sono sicuro che prima o poi il Pescara tornerà dove merita. Grazie. Grazie a lei. Sì, hai negato il gol a Crescenzi, sei stato tu a respingere quel pallone. Sì, diciamo che ho avuto una lettura di quella palla e è andata bene. Quasi un gol. Sì, dai, va bene, sì.